Buonasera. E la volta, dopo aver sentito il giovane pianista rumeno Stefan Macovei, è la volta di un giovanissimo pianista albanese che vive in Italia però, figlio d'arte. Il padre è un valentissimo pittore e Ruben, questo è il nome del giovane pianista di 14 anni, studia al Conservatorio di Bologna con Sandro Baldi, che è una carissima persona, oltre che un validissimo maestro. E ogni tanto si fa sentire da me, questo dall'anno scorso. Vi posso assicurare che è un ragazzo di talento veramente straordinario, molto sensibile. Eseguirà per noi i primi 4 preludi dei 24 preludi di Chopin. Voi avete ascoltato fino adesso il 15° preludio suonato da Michele Chinellato e una pagina piuttosto rara, ma tra le pagine più allegre e gioiose di Chopin, il Bolero. Io vi devo leggere 4 lettere. Da queste 4 lettere, anzi 4 estratti di lettera, capirete che i dissapori tra Chopin e George Sand furono creati anche dal matrimonio affrettato di Solange con Clesinger, come viene chiamato, questo giovane scultore senza né arte né parte, come direbbe George Sand poi in un secondo momento, che tanti scandali aveva prodotto nella società parigina, e la conduzione, diciamo così, dei rapporti che la signora Sand aveva nei confronti della figlia e del genero. Leggo prima due lettere, due stralci di lettera. Una a George Sand. George Sand è a Noan, nella sua casa di campagna, e il 24 luglio 1847 Chopin da Parigi le scrive così: «Non devo essere io a parlarvi di Monsieur Clesinger. Il mio pensiero si è familiarizzato con il suo nome solo nel momento in cui gli avete dato vostra figlia. Quanto a lei, non mi può essere indifferente. Ricorderete che io ho interceduto presso di voi in favore dei vostri figli senza fare preferenze. Ogni volta che se n'era presentata l'occasione, è certo che voi foste destinata ad amarli per sempre, perché questi sono gli unici affetti che non cambiano mai. La sventura li può offuscare, ma non snaturare. Questa sventura deve essere ancora molto forte se impedisce al vostro cuore di sentir parlare di vostra figlia nel momento in cui si decide il suo futuro, in cui il suo stato fisico esige più che mai delle cure materne, perché aspetta un bimbo. Di fronte a un fatto tanto grave che colpisce i vostri affetti più sacri, non rileverò quel che mi riguarda. Il tempo farà il suo corso, io attenderò, sempre lo stesso, vostro devoto Chopin. Postscriptum, un saluto a Maurice». La seconda lettera, sempre di questo periodo, Chopin la scrive alla sorella Ludwika, esattamente per il Natale del 1847, qualche mese dopo, da Parigi alla sorella Ludwika a Varsavia. A Ludwika, una delle vecchie lettere iniziate e non bruciate. A metà della lettera Chopin comincia a parlare della famiglia Sand e in particolare di Solange e la indica con la riduzione del nome Sol. Sol è da suo padre in Guascogna, ha visto la madre di passaggio, è stata a Noan con i Duvernay, ma sua madre l'ha ricevuta freddamente e le ha detto che avrebbe potuto tornare a Noan solo quando si fosse separata dal marito. Sol ha visto la sua camera nuziale trasformata in teatrino, il suo boudoir in guardaroba per gli attori e mi scrive che sua madre le ha parlato solo di questioni finanziarie. Si potrebbe pensare che George Sand abbia voluto sbarazzarsi contemporaneamente della figlia e di me, perché eravamo un fastidio per lei.
resterà in corrispondenza con Solange, in modo che il suo cuore materno, che non può stare completamente senza notizie della figlia, si tranquillizzerà per un certo tempo e così metterà a tacere la sua coscienza. Penserà di essere nel giusto e mi proclamerà suo nemico soltanto perché ho preso le parti del genero, che lei non sopporta solo perché ha sposato sua figlia, mentre io mi sono opposto a questo matrimonio come ho potuto. Strana creatura, con tutta la sua intelligenza. È stata presa da una frenesia. Squassa la sua vita e quella della figlia. Anche con suo figlio finirà male, lo prevedo e lo confermo. Per scusarsi vorrebbe trovare dei guasti in coloro che le vogliono bene, che credono in lei, che non le hanno mai fatto dei torti e che non può soffrire vicino a sé perché sono lo specchio della sua coscienza. Ecco perché non mi ha più scritto una riga. Ecco perché non verrà a Parigi quest'inverno e perché non ha fatto parola di me con la figlia. Non rimpiango di averla aiutata a passare gli 8 anni più delicati della sua vita quando sua figlia cresceva, quando educava suo figlio. Non rimpiango tutto quello che ho sofferto, ma rimpiango che a sua figlia, questa pianta così perfettamente curata e tenuta al riparo da tutte le tempeste, sia stata spezzata dalle mani materne con un'imprudenza e una leggerezza che si potrebbero scusare in una donna di 20 anni, non in una di 40. Ciò che è stato e non è più non si scrive negli annali. La signora Sand non potrà avere che un buon ricordo di me quando tornerà col pensiero al suo passato. Per il momento ella è nel più strano parossismo materno, in cui recita il ruolo di una madre migliore e più giusta di quanto non sia in realtà. È una specie di febbre per cui non c'è medicina, specie quando si insinua in una mente dalla fertile immaginazione che ha un terreno poco solido sotto i piedi. Del resto, anche i cipressi hanno i loro capricci. Frattanto qui l'inverno non è molto feroce. C'è in giro molta influenza, ma io ne ho abbastanza della mia solita tosse e non ho paura dell'influenza come voi del colera. Ogni tanto aspiro i miei flacconi omeopatici, do molte lezioni a casa e sto come posso. Ascoltiamo i 4 preludi 1, 2, 3 e 4 dell'opera 28 di Frédéric Chopin nell'interpretazione di Ruben Saferi. Buonasera a tutti. Thank you.
Sulla scia del quarto preludio dell'opera 28 di Chopin che avete appena sentito eseguire da Ruben, vi faccio sentire quello che Chopin scrive alla sorella il 10 febbraio 1848 da Parigi. A metà della lettera, nella prima parte si preoccupava di spiegare alla sorella che non aveva trovato tutti i libri che a lei servivano e che avrebbe dovuto naturalmente spedirle. Per quel che riguarda me, sto bene per quanto posso. Pleyel, Pertuis, Leo e Albrecht mi hanno convinto a dare un concerto. I posti sono già esauriti da una settimana. Lo darò il 16 di questo mese alla Salle Pleyel. C'erano soltanto 300 biglietti al prezzo di 20 franchi l'uno. Ci sarà tutto il bel mondo parigino. Il re ha fatto acquistare 10 biglietti, la regina 10 e così anche la principessa d'Orléans e il duca di Montpensier, sebbene siano in lutto e nessuno di loro assisterà al concerto. Già la gente si mette in lista per un secondo concerto, che certamente non darò perché già questo mi dà fastidio. Voi sapete che Chopin ha dato una cinquantina di concerti in tutta la sua vita. La signora Saint si trova sempre in campagna con Borri, il figlio, Lambert e Augustine, la quale si sposa questa volta con certezza con un amico di Borri, un professore di disegno di Toul, una piccola cittadina. Lei non mi ha più scritto né una parola né altro, e né io a lei. Ha dato ordine al proprietario dell'appartamento di Parigi di affittarlo. Sol mi ha scritto, si trova dal padre in Guascogna, suo marito è qui, sta terminando dei marmi per la mostra che si terrà in marzo. Sol è stata ammalata, non hanno soldi, quindi è meglio che Sol passi l'inverno in un clima migliore. Bella luna di miele. Frattanto la madre sta pubblicando un feuilleton molto bello sui Debats. Recita commedie in campagna, nella camera nuziale della figlia, cerca di dimenticare e di stordirsi come può. Si risveglierà solo quando il cuore, oggi sopraffatto dalla testa, le farà troppo male. Io ho già fatto la mia croce. Che Dio la protegga se non sa distinguere il vero affetto dall'adulazione. Del resto, forse, solo a me gli altri sembrano adulatori e la sua felicità è là dove io non la vedo. Da tempo i suoi amici e i suoi vicini non capiscono più nulla di cosa sia successo ultimamente, ma forse ora si sono abituati. D'altronde nessuno riuscirà mai a seguire i capricci di una tale anima. 8 anni di vita con un po' d'ordine sono stati anche troppi. Dio ha voluto che fossero gli anni in cui i ragazzi crescevano, e se non ci fossi stato io, non so da quanto i figli già sarebbero andati a vivere con il padre, invece di restare con lei. E Maurice fuggirà dal padre alla prima buona occasione. Ed ora un brevissimo tratto di lettera che Chopin scrive a Solange, alla figlia, perché lui rimane sempre in contatto, rimase sempre in contatto con Solange, anche perché Solange aveva avuto un bimbo che poi era morto, quindi era una situazione molto difficile, sia economica, quindi una precaria situazione economica, sia per colpa del marito, che naturalmente come tutti gli artisti, ricordate la lettera che ho letto la volta scorsa, aveva un carattere molto particolare, e poi perché appunto avendo perso una bambina, senza avere il conforto di una madre, che era molto fredda con lei, si sentiva autenticamente sola. E quindi lui le scrive, e qualche volta fatica anche negli ultimi anni a scrivere, perché non dobbiamo dimenticare che nell'848 mancava meno di un anno alla sua morte, e quindi che è stato poi quello l'anno peggiore. Bene, a Solange Clessinger Guéry, il 5 marzo, domenica del 1848, a Parigi. Sentirete un nome che avete già sentito altre volte, Marliani, Casa Marliani. Era una casa che tutti, Chopin, George Sand e molti altri, Delacroix, eccetera, frequentavano continuamente. Sono stato ieri dalla signora Marliani e uscendo mi sono trovato sulla porta dell'anticamera con la vostra signora madre, che stava entrando con Lambert. Ho detto buongiorno a vostra madre
e quindi le ho chiesto se era molto tempo che non riceveva vostre notizie. Da una settimana, mi ha risposto. Non ne avete ricevute ieri, l'altro ieri? No. Allora vi comunico che siete nonna. Solange ha una bambina e io sono ben felice di potervi dare per primo questa notizia. Questa è poi la bimba che morirà subito dopo. Ho salutato e ho sceso le scale. Combe l'abissino, che dal Marocco è piombato dritto nella rivoluzione, mi accompagnava e poiché avevo dimenticato di dire che voi state bene, cosa di estrema importanza per una madre, ora lo comprendete facilmente, vero mamma Solange? Ho pregato Combe di risalire, non potendo io arrampicarmi di nuovo per le scale, e di dire che voi state bene e la bambina anche. Attendevo l'abissino da basso e vostra madre è scesa insieme con lui e mi ha rivolto domande piene di interesse sulla vostra salute. Le ho risposto che mi avete scritto voi stessa a matita due parole l'indomani della nascita di vostra figlia, che avete molto sofferto, ma che la vista della vostra creatura vi ha fatto dimenticare tutto. Mi ha chiesto se vostro marito era vicino. Ho risposto che mi pareva che l'indirizzo della vostra lettera fosse stato scritto da lui. Mi ha domandato anche come stessi io e ho risposto che stavo bene. Ho chiesto al custode di aprirmi la porta e io e l'abissino siamo usciti. Vostro devoto Chopin. Thank you.
Associazione Piano Friends e l'associazione Rocca Brivio per avermi offerto questa meravigliosa opportunità. Inoltre voglio ringraziare in particolar modo i maestri Katia Iglesias e Vincenzo Balzani e voi che mi avete seguito. Buon proseguimento. E dopo il bolero che vi ha tirato su e vi ha fatto un po' sorridere e gioire, bolero suonato così bene da Ruben, ringrazio il pubblico, voi tutti e anche gli amici dell'Associazione Rocca Brivio e invito tutti a venire a seguirci per l'undicesimo appuntamento, quello di Claudia Vento, una giovanissima pianista di Genova, artista che ha ricevuto le onorificenze più importanti della città di Genova per essere uno dei grandi talenti di quella regione, che si terrà con l'esecuzione dello scherzo in si bemolle minore, il celeberrimo secondo scherzo, e nella puntata dedicata a questa pagina di Chopin vi parlerò dell'ultima tournée che Chopin fece, e unica, in Inghilterra l'anno prima di morire. Alla prossima.